Buona giornata a tutti. Anche questa mattina il video vuole provocare. Provocare vuol dire tirare fuori, chiamar fuori, tirar fuori quello che c'è dentro di voi, chiedere una discussione. E vuole provocare su questo argomento, l'argomento beh, la prudenza, però diciamo oggi trattiamo questo argomento, gli amici e le strade che ti possono far fare gli amici, le scelte che ti possono far fare gli amici. Allora cerchiamo quest'oggi, beh, partiamo dall'idea dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, è vero o non è vero? C'è da discutere. Il video che presentiamo racconta la storia di una ragazza cristiana, ed è tratta da un film, Cristiana F, Noi ragazzi dello zoo di Berlino, un film che ha fatto molto stupore quando è stato girato una decina di anni fa. Racconta di questa ragazza che si avvicina prima alla discoteca, poi conosce un ragazzo, questo ragazzo incomincia a avvicinarla un po' agli stupefacenti, fino ad arrivare agli abissi più gravi e allo svuotamento della persona che la droga ti porta. Una questione fatta di amicizie, fatta anche di affetti, fatta di sentimenti, però che ti distrugge, che ti rende nemico uno con l'altro. Ecco, davvero alle volte quando si parla di prudenza, occorre parlare di prudenza anche nella scelta delle amicizie. È vero che tutti sono simpatici, è vero che tutti sono uguali, ma la scelta dell'amicizia è molto importante. Dice un salmo una cosa incredibile, beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non cammina sulla via dei peccatori e non si siede in compagnia degli stolti. Anzitutto i consigli, capita alle volte di sentire i consigli più sbagliati e di seguirli, invece quelli giusti mai seguirli. Non cammina sulle vie dei peccatori, quali strade percorriamo, dove andiamo, quali sono gli ambienti che ci piacciono. E infine non si siede in compagnia degli stolti, alle volte proprio la tua compagnia diventa la compagnia più stupida. È così oppure sappiamo pensare con la nostra testa, sappiamo scegliere con prudenza le nostre amicizie. Attenzione, chi trova un amico trova un tesoro, ma che sia un amico vero. Buona visione del film. Non vorrei mica prendere l'aereo. Ma allora è meglio che prendi 3 trip tutti insieme piuttosto, o qualunque altra cosa. Te li trovo io, quanti ne vuoi. Ma non prendere quella merda. Detlef, se prendi la bianca non voglio più rivederti. Ehi, Axel, Detlef vuole prendere l'aereo. E allora si vede che gli va. Ma hai capito bene quello che ho detto? Se gli va di prenderla, lascialo fare. Perché non provi a parlarci tu? E perché proprio io? Come sarebbe a dire? Sei il suo migliore amico. Vive a casa tua. Metti a bagno il culo, tesoro. Guardati intorno. Più bianca hanno in corpo, più sono calmi e felici. Sniffa anche tu prima che ti venga una crisi. Ho voglia anch'io di spararmi una spada. Niente da fare. Tanto se mi buco Sniff ormai non fa più nessuna differenza. Si sbagli. La spada è una martellata. Piantala, stronzo. Ma il flash è meglio di una scopata. Sta zitto!
E che cazzo? L'ago si è atturato. Guarda un po' se riesce a sturarlo. Ha la punta quadrata. Quasi quasi lo butto nel cesso. Tanto lo so che lo dice apposta. La spada per spararmi un trip. Perché usi questa merda, ragazzina? Piacere, aiutami. Stai facendo la più grande stronzata della tua vita. Ciao, Bert. Ciao. Ci credevate morti? Eh già. Dove eravate finiti? Ehi, ciao. Guardateci bene, ragazzi. Non dirmi che siete puliti. Com'è stata, dura? Altro che. Sono proprio puliti. Completamente puliti? Sì, ce l'abbiamo fatta. Credevo fosse peggio. C'è bisogno solo di un mucchio di Valeron, di Valium, tutto qui. Beh, è una favola. Una favola? Senti, perché non proviamo anche noi? Certo, proviamoci. Davvero? Il prossimo trip lo faccio col Valeron. Cominciamo dalla prossima settimana, allora. Facciamo una cosa, diciamolo anche a Babetta e a Stella. Forse ci riescono anche loro. Certo, così saremo tutti puliti. Al massimo fumeremo qualche joint. Peccato, io potevo cominciare anche oggi. Ma avevo un po' di soldi e mi ero comperato dell'ero. Spariamocela, così la finiamo. Beh, come volete. Beh, ci vediamo.
chi volevano raccontarlo. Sì, sono proprio scemi. Ci hanno ripensato subito. Se ci spariamo piccole dosi, basta che stiamo attenti a non tornare a ruota. Ormai possiamo smettere quando vogliamo. Uno spadino possiamo anche spararcelo. Chiediamo a loro se ce ne prestano uno. Ok, proviamoci.